problema, un'opportunità. E come invece poter rendere queste cose positive? Perché l'idea è, qui in questo ambito, di cercare di uscire da una banalizzazione dei problemi, essendo che i problemi sono complessi, e capire come si può costruire qualcosa di utile. Qui abbiamo, penso, un panel di esperti di altissimo livello, innanzitutto Roberto Ricci, presidente dell'Invalsi, e quindi come tale il primo, diciamo, ospite che ha anche un ruolo istituzionale. Poi abbiamo cinque studiosi di altissimo livello: Tommaso Agassisti, docente di Public Management al Politecnico di Milano e esperto di problemi della scuola, della valutazione, diciamo con un punto di partenza di conoscenza di tipo economico-statistico. Francesco Magni, docente di Pedagogia Generale Sociale all'Università degli Studi di Bergamo, che è, diciamo, un secondo, diciamo, punto disciplinare di questo dibattito, perché, come vedete, abbiamo scelto persone anche di discipline diverse, perché a differenza di quello che, ahimè, accade in università, l'approccio multidisciplinare ai problemi è interessante, quindi che qualche volta ci ritrovi con gente che ha punti di partenza disciplinari diversi è utile. Infatti il terzo approccio è dato da Elisabetta Nigris, che è docente di progettazione didattica e valutazione qui in Bicocca. Qui entriamo anche qui sul tema pedagogico, come anche Maria Grazia Riga, docente di consulenza clinica nella formazione di pedagogia della relazione della Bicocca. Quindi abbiamo questo, diciamo, secondo approccio disciplinare in diverso modo pedagogico, perché poi abbiamo anche punti di partenza diversi. Francesco di partenza era un giurista, invece abbiamo punti pedagogici. E poi abbiamo un ultimo aspetto che è dato da Luisa Ribolsi, che era stata per molti anni docente di sociologia dell'educazione all'Università di Genova e anche vicepresidente dell'AMUR, quindi anche lei ha un terzo approccio disciplinare tipo sociologico e anche la sua esperienza di valutatore. Allora, l'idea è questa, che darei innanzitutto la parola a Roberto, chiedendo quando intervengono di venire qui, perché c'è la telecamera, e poi man mano apriamo il dibattito. Alcuni sono già presenti anche con delle slide che evidentemente registreremo il seminario, chiedendo anche mettendolo poi sul sito della Fondazione Sussidiarietà, e chiederemo anche ai relatori se poi ci possono lasciare le slide, in modo tale che questo non sia la fine, ma l'inizio di un dibattito che apra poi a tutto quello che può voler dire. Quindi la parola a Tommaso, a Roberto. Come tempi, come cinema. Tu fai 25 minuti. La tua è la relazione su cui si apre la discussione. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. È veramente un piacere, proprio anche in questa ottica pluridisciplinare, affrontare un tema così importante. Io credo che considerare la dimensione del problema che abbiamo di fronte influenzi profondamente anche la natura stessa del problema che dobbiamo, del quale dobbiamo discutere. Pur trattandosi di un punto di vista, non è ovviamente l'unico punto di vista grazie. Ah, benissimo. E dobbiamo prendere in considerazione, io credo che partire da qualche dato, io poi sono uno statistico e quindi come tale sento questa necessità, ci aiuti un pochino a guidare o quantomeno darci alcuni elementi di considerazione maggiore sulla nostra, diciamo, sulla nostra discussione. Perfetto, io le vedo. Posso già usare? Ok, non è in modalità presentazione.
Non ci preoccupiamo? Sì, facciamo. Allora lasciamo così, se è un problema lasciamo così. Ah, è un problema? Perché non vorrei che dopo vi schermi e vista si può sentire. Benissimo. Allora, parto da questo dato, è un dato che ci dovrebbe, ah, ecco sì, ci dovrebbe un po', secondo me, cominciare ad aiutare a focalizzarci su alcuni aspetti, e questo è l'ultimo dato disponibile 2021, è una misura, secondo la definizione europea, adesso non stiamo a entrare nei dettagli, della dispersione scolastica nei vari paesi europei, e come possiamo ben vedere l'Italia si trova decisamente in una posizione tutt'altro che invidiabile, diciamo così. Se le graduatorie hanno senso, peggio di noi è messa soltanto la Spagna e la Romania. Al di là di queste considerazioni, credo che avere una dispersione scolastica che velleggia attorno alla definizione assunta dall'Unione Europea al 12,7% sia un tema che dobbiamo tenere sempre ben in considerazione. Ma vorrei mostrarvi, prima di fare altre considerazioni, alcuni dati. E ce ne sono tantissimi, io ne ho scelti alcuni per ragionare insieme a voi. Grosso modo, solo il 52% dei maturati, non dei maturandi, dei maturati, sottolineo questo dato, e riesce a raggiungere nelle prove in base, poi si può discutere ovviamente, un livello di accettabilità dopo 13 anni di scuola, il 52%, quindi il 48% no. Questo dato ovviamente purtroppo è peggiorato in seguito alla pandemia, però non è che le cose siano cambiate di tanto. In matematica le cose vanno ancora peggio. Uno studente su due ha diciamo competenze matematiche, poi possiamo entrare nei dettagli se lo desidererete, adeguate a quello che ci si dovrebbe aspettare dopo 13 anni di scuola. Uno su due dei maturati. Vorrei però richiamare, prima di fare altre considerazioni, questo dato molto, a mio giudizio, molto importante. Quanti sono in percentuale gli allievi cosiddetti eccellenti al termine della scuola secondaria di secondo grado? E a parte le differenze regionali che mi sembrano molto molto forti ed autoevidenti, se mi concentro sul dato nazionale vedo, a parte che sono purtroppo calati in seguito alla pandemia, che non andiamo oltre al 10-15% a seconda delle definizioni che vogliamo adottare. E faccio presente che la definizione che Invalsi adotta come allievo eccellente è una definizione, diciamo, piuttosto accogliente, o se volessimo fare anche delle battute, piuttosto inclusiva, nel senso che sono considerati eccellenti quegli allievi che raggiungono una scala, il valore più basso è 1, il valore più alto è 5, almeno il livello 4 in tutte le discipline osservate. Quindi non è una definizione particolarmente restrittiva. Ma vorrei farvi vedere questo dato, che secondo me è legato al precedente, ma ci deve chiamare appunto alcune riflessioni di partenza, che è quello che abbiamo chiamato dispersione scolastica implicita. C'è un filone di letteratura piuttosto importante che ci dice che ad oggi è sì ovviamente importante, direi fondamentale, preliminare, indiscutibilmente necessario preoccuparci che i ragazzi e le ragazze siano a scuola, finiscono la scuola, e su questo non discutiamo nemmeno, ma il problema della dispersione è decisamente più profondo di questo, cioè cosa imparano questi ragazzi nel momento in cui sono a scuola. E ancora qui, adottando una definizione che, usando termini purtroppo diventati molto comuni in questi ultimi anni, ha molti falsi negativi,
Abbiamo definito come dispersione scolastica implicita i maturati, sottolineo maturati, che sia in italiano, sia in matematica, sia in inglese reading, sia in inglese listening, quindi in tutte queste quattro osservazioni hanno risultati che ci dovremmo attendere al massimo al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, o al più, molto più spesso, addirittura della terza media. E questi sono circa il 9,5%. Ecco, allora io credo che a livello nazionale, questo grafico poi ci dice che, come dire, all'interno del paese ci sono delle differenze da far tremare le vene e le vene ai polsi. Ecco, io credo, e qui entro ancora più nella discussione di oggi, che se non prendiamo in considerazione, no, o non partiamo anche, non voglio dire esclusivamente, da questi dati, tutte le considerazioni, tutte le discussioni che andremo a fare, come dire, mancano di un punto molto importante. Ci siamo di fronte ad una situazione estremamente seria, estremamente preoccupante per come dire, la tenuta generale del paese. Ecco, credo che questo sia un tema che ci debba tutti richiamare anche a una concretezza nelle nostre discussioni molto molto forti. Cosa intendo dire, per essere ancora più diretto e più esplicito? Nel momento in cui andiamo a discutere di temi e siamo di fronte ad una situazione così complessa, nessuno di noi si può chiamare fuori dal, come dire, dal affrontare anche il problema di come realizzare delle politiche, delle azioni che contrastino questo tipo di problemi. Cioè, non possiamo, a mio modo di vedere, limitarci, prendete questo termine in modo, come dire, di discussione tra di noi, ecco, prendetelo in modo molto come dire, anche di confronto intellettuale sul tema. Non possiamo limitarci a descrivere puntualmente ciò che non va, perché abbiamo di fronte, ripeto, un'emergenza di questo tipo. Ecco, allora, secondo me, questa premessa per dire che cosa? A mio modo di vedere, se noi attribuiamo al termine, al sostantivo merito, un'accezione positiva, e questo ci può aiutare e si può tradurre in un'opportunità. E sappiamo tutti benissimo che il termine può avere tantissime declinazioni, tantissime interpretazioni, porta con sé anche tantissimi problemi, ovviamente, perché richiama tante dimensioni che insistono su diversi aspetti, però sicuramente richiama anche la necessità di coltivare questa dimensione. E a mio modesto avviso, la scuola ha il compito, dovrebbe avere il compito, di identificare il prima possibile, il meglio possibile, e laddove il merito si manifesta o si potrebbe manifestare, promuovendo e sostenendo la dimensione dell'impegno dei nostri studenti e anche quindi dei docenti e di tutti coloro che lavorano nella scuola. E quindi il merito, a mio giudizio, diventa, come posso dire, una dimensione pericolosa nel momento in cui attribuiamo a questo una sorta di competizione incondizionata, o che non tiene conto diciamo del contesto nel quale il merito si inserisce. Però è altrettanto vero che soprattutto i nostri paesi, dove per nostri paesi intendo i paesi cosiddetti avanzati, o perlomeno che si annoverano in questa categoria, hanno un tema molto importante da affrontare in questa direzione. Stamattina
ultimo articolo che mi è capitato per caso di leggere, sul Times nuovamente si discute in modo piuttosto acceso su questo tema, a mio giudizio anche con un livello forse di approfondimento un pochino maggiore rispetto al modo con il quale abbiamo affrontato noi questo tema, ma proprio come dimensione necessaria per sostenere lo sviluppo del paese. E quindi anche una rivisitazione, o meglio, una visione più completa della inclusione e merito come facce diverse però dello stesso solido, potremmo dire due facce della stessa medaglia, se vogliamo limitarci alle due dimensioni, che non devono assolutamente collidere tra di loro, ma non si possono nemmeno escludere l'una con l'altra, perché mi sembra di poter dire che nel nostro, io parlo del nostro paese, ma lo potremmo estendere anche ad altri paesi, ma non interessa in questo momento l'Italia, non possiamo parlare di inclusione vera se non parliamo di tutti gli aspetti che l'inclusione implica, tra i quali anche la promozione e il sostegno del merito. Certamente, voglio dire, abbiamo tutti letto anche come una deriva semplicistica del concetto di merito e sia dannoso, se vogliamo, o non adatto alla scuola, perché anche una visione, ripeto, semplicistica che non tenga conto di come nei fatti, poi questo è un problema sul quale dibattono tutti i paesi, è molto molto difficile creare quella condizione di parità per poter giocare su un campo piano e quindi sfruttare al meglio le potenzialità del merito. D'altro canto, però, io sottolineo, perché questo a me sembra un po' meno nel radar, è anche un'inclusione parziale, cioè che non tenga conto di questo, è altrettanto pericolosa di un merito tirato, spinto in un'ottica di eccessiva competizione o che non tenga conto di altre dimensioni. E se per caso avevamo dei dubbi di questo, io credo che questi dati siano una sorta di macigno presente sulla nostra testa che non possiamo non prendere in considerazione. E poi potremmo allargare ancora di più il nostro discorso e fare confronti tra paesi e l'atteggiamento le posizioni che i diversi paesi hanno assunto rispetto al concetto di merito, però ecco, io credo che questi dati ci obblighino in un certo qual modo ad assumere una posizione anche molto concreta, perché ad oggi certamente la scuola italiana non possiamo dire che sia affetta da un meritocrazia ipertrofica, mettiamola così, e i risultati mi sembra che siano alquanto preoccupanti. E non sto dicendo che la promozione del merito sì che si impliciter andrà a risolvere questi problemi, io dico che invece un'assunzione del concetto di inclusione che tenda dentro tutti questi aspetti probabilmente ci consentirà di affrontare questi problemi, affrontare temi che finora abbiamo rimosso, per esempio il fatto che definiamo dei traguardi e non ci preoccupiamo di avere degli standard rispetto ai quali diciamo se questi traguardi sono stati raggiunti o meno, accettando all'interno del nostro sistema delle contraddizioni che possiamo giustificare solo forse con la distrazione, mettiamola così. Noi abbiamo all'interno delle nostre indicazioni nazionali e discipline per le quali accettiamo un sistema determinato non solo da traguardi ma da standard peraltro stabiliti totalmente al di fuori del nostro paese, penso alle lingue straniere e altre discipline che sono totalmente prive di standard e a mio giudizio
Una delle cause che portano a questi risultati sono proprio queste. Noi abbiamo aree del paese dove solo il 6% dei maturati, il 6% dei maturati raggiungono il livello 3 delle prove INVALSI. 6%, non 60, 6%. In italiano non c'è problema tra 16 e 60, si capisce bene, no? La differenza. Quindi il 6%. E questo credo che ci obblighi a una riflessione. E vorrei farvi anche vedere, e chiedo poi sempre di aiutarmi con l'orologio, perché se poi non mi rendo conto del tempo. Vorrei invitarvi a riflettere su questo grafico. Studenti eccellenti. E studenti eccellenti rispetto all'origine sociale. Abbiamo, come dire, ci sono anche statistici di grande rilievo, quindi mi perdonano se dico così. Abbiamo tre terne di grafici, la prima è quella a sinistra e quella centrale, ci dicono l'ovvio. Se io considero i ragazzi o le ragazze che provengono da contesti sfavorevoli, hanno meno, quello centrale, allievi eccellenti rispetto a coloro che provengono da contesti sociali favorevoli. Qui non è una grande scoperta. Vorrei invitarvi a guardare la parte di destra, adesso qui non si vede molto bene, ma lì c'è scritto ESCS, che è l'acronimo che si usa nel settore per indicare lo status sociale, economico e culturale dei ragazzi, non disponibile, cioè vuol dire che per 13 anni i ragazzi che sono lì dentro, in un qualche modo, non è questa la sede, ci limitiamo a dire questo, i dati non sono disponibili, cioè non sono stati forniti, i ragazzi non hanno fatto le prove, le scuole si sono rifiutate di dare i dati, poi per una ragione più meccanica che altro, alla fine della scuola secondaria di secondo grado il dato è più facilmente rilevabile. Allora, quando io vado a vedere quanti sono gli eccellenti tra questi ragazzi, trovo che sono addirittura in percentuale la metà di coloro che provengono da situazioni sfavorevoli. Questo cosa dice, secondo me? Ci chiama a un'ulteriore riflessione, che nel momento in cui, in un qualche modo, favoriamo la creazione di buchi nei dati, cioè rendiamo più semplice il non avere dati, stiamo molto attenti che di fatto andiamo a nascondere degli ulteriori bacini di difficoltà. Quindi questo io credo che ci debba molto aiutare, molto a riflettere. Perché a mio modesto avviso, di fronte a una situazione così, noi dovremmo, mi verrebbe da dire, cominciando dalle basi, senza nessuno si deve chiamare fuori, non dobbiamo discutere di che cosa ci divide, ma dobbiamo trovare cosa ci mette tutti insieme, perché il problema che dobbiamo affrontare è talmente grosso che qui non dobbiamo parlare di quello che non ci piace reciprocamente, ma troviamo qualcosa che ci piace, perché la questione è seria. Scusate se banalizzo, ma è di questo che stiamo parlando. Ecco, questi dati, se avevamo dei dubbi, ci dicono esattamente questo. Se io vado a vedere ovviamente l'aspetto contrario, questo è il grafico speculare del precedente. Vado a vedere quanti sono i cosiddetti dispersi impliciti, quei ragazzini che alle elementari, alle medie, alle superiori non hanno fatto le prove, non abbiamo dato i dati del questionario perché ci siamo inventati che il questionario metteva il codice a barre sul fronte degli studenti, non tenevamo conto di questo, di quell'altro ancora. Nel momento in cui, guarda caso, andiamo a misurare in un qualche modo le competenze di questi allievi, troviamo che i fragili sono in percentuali doppie di coloro che provengono da contesti socioculturali svantaggiati. Ecco, è allora un po' di questo che stiamo, a mio modesto avviso, parlando. Allora, se riusciamo a trovare anche qualcosa che ci permetta di stare tutti attorno a un tavolo, nelle reciproche necessità di fare attenzione ai rischi, perché voglio dire, abbiamo letto tutti anche i libri recentemente usciti, penso al libro di Sanders, eccetera, sulla lotteria del merito, come una interpretazione, se vogliamo, semplicistica di questo porti a delle storture notevoli.
Però è altrettanto vero che ritengo che abbiamo bisogno di ragionare insieme su questo e credo che dimensioni come l'impegno, la richiesta di anche concentrazione di tutte le componenti della scuola rispetto ai traguardi che ci poniamo nelle nostre indicazioni nazionali, assumendo che siamo d'accordo su quelli. E anche lì potremmo discutere, però grosso modo ci possiamo ritrovare. Ecco, allora io credo che se merito vuol dire spingere l'acceleratore per affrontare questi problemi sia una grande opportunità. Se lo vediamo come una sorta di gara automobilistica o ciclistica o quello che volete, ma credo che nessuno che abbia un minimo di senso e conoscenza della scuola possa promuovere questo, allora non diventa una dimensione positiva. Però ecco, a me pare che dal dibattito, delle polemiche che abbiamo letto questi giorni o queste settimane sui giornali, fosse totalmente fuori dal radar questo tipo di problema. Ecco, allora, secondo me, per poter discutere di questi aspetti, dobbiamo avere ben chiaro nel nostro radar questo tipo di problema. Aprirei quindi il dibattito e ognuno può intervenire secondo l'indice che c'è qui. La prima parola, il primo intervento a Tommaso Agassisti, se ti chiedi. Benissimo, devo parlare al microfono? Si sente. Ok. Allora, grazie mille anche da parte mia per questo invito e per la possibilità di discutere il tema e di farlo soprattutto alla luce delle cose che ci ha raccontato Roberto e della tesi che ha sostenuto, che anticipo, sposo in pieno. Io ho provato, contrariamente a quello che faccio di solito, diciamo, preparo slide su quasi sempre, quasi tutto, ma oggi ho provato a appuntarmi alcune questioni che avrei voluto condividere, che mi sento ora ancora più confortato nel condividere sul tema che ci è stato posto alla luce di quello che ci ha detto Roberto. Allora, faccio una premessa che faccio non perché Roberto sia qui, ma perché ci credo davvero, sul ruolo che la valutazione, o meglio, la messa a disposizione di dati che riguardano i risultati degli studenti. Mi riferisco in particolare al segmento, diciamo, dalla primaria alla scuola secondaria e secondo grado. Ci sarebbe un bellissimo tema da affrontare sulla questione universitaria, magari se in qualche momento lo faremo. Ma la messa a disposizione di questi dati, imperfetti, migliorabili, confermabili, eccetera, in questi anni ha però aperto al mondo di chi fa ricerca e di chi fa riflessioni in modo serio sull'andamento del nostro sistema educativo, la possibilità di comprendere e misurare tante cose, tanti fenomeni, che fino a quel momento, in una certa misura, erano noti, e lo sono tuttora, ma ha consentito, da un lato, di quantificare la rilevanza del problema. Mi ha molto colpito, tra le cose che ci ha presentato Roberto, la quantificazione del fenomeno, diciamo, dei NEET, anzitutto, dei dispersi impliciti. Tutti noi sapevamo, ben prima che ci fossero i dati INVALSI, che gli studenti provenienti da contesti socio-economico-culturali più svantaggiati hanno risultati, un grado di dispersione implicita maggiore di coloro che vengono in situazioni più privilegiate, ma la dimensione del fenomeno ci dà la dimensione dell'urgenza del suo affronto. Tutti noi sapevamo che abbiamo un sistema educativo, diciamo così, diverso in diverse parti d'Italia, ma la quantificazione del fenomeno che ci fa quasi immaginare che in realtà noi abbiamo almeno due sistemi educativi nel nostro paese, e forse più, ma il fatto di avere almeno due sistemi educativi nel nostro paese fa sì che immaginare soluzioni uniformi per l'affronto del problema sia quantomeno questionabile. Questa quantificazione ci aiuta in questa direzione. E poi ha consentito di gettare luci su fenomeni su cui invece avevamo delle idee più, diciamo, controverse e che oggi, grazie ai dati, ci
ci permettono di saperne un po' di più. Faccio un esempio solo, mi autocito, cosa che non si fa mai, ma solo perché conosco bene, diciamo, il pezzo di cui siamo occupati. Io sono un grande utilizzatore di dati invalsi, faccio ricerca quantitativa in questo ambito. Una delle cose che, di cui a un certo momento con alcuni colleghi ci siamo occupati è di capire se le scuole dove avviene più o meno volontariamente, non siamo in grado di dirlo, una certa, diciamo, un certo sorting, un certo raggruppamento nelle classi di studenti per, diciamo, condizione socio-economica di partenza, cioè se nelle scuole dove avviene che le classi siano un po' separate per provenienza iniziale degli studenti, i risultati siano migliori o peggiori. Lo spoiler è che i risultati sono peggiori, ma dal punto di vista, diciamo, qui c'è un grande dibattito, no? È bene raggruppare gli studenti, per esempio, in funzione del loro livello di abilità iniziale? Ecco, il nostro studio tende a suggerire di no, ma è un tema su cui ci sta di discutere, guardare i dati, analizzare. Ecco, senza questo sforzo negli scorsi anni di raccogliere e sistematizzare dati di questa natura, non potremmo oggi provare a gettare luce su alcuni di questi dibattiti assolutamente, come dire, legittimi e anzi utili per il miglioramento del sistema educativo, e saremmo invece ancora a navigare un po' nella nebbia o nelle opinioni, che spesso è la stessa cosa. C'è ovviamente tanto spazio in questa direzione, c'è spazio di integrazione di database diversi, come Roberto sa, abbiamo lavorato di recente a un progetto che cerca di mettere insieme i dati sulle risorse delle scuole, fonte ministero, con i dati sui risultati degli studenti, fonti invalsi. C'è un grande spazio per migliorare questa azione, ma volevo in apertura, diciamo, spezzare una lancia a favore dell'esistenza di meccanismi di raccolta e elaborazione dati di questo tipo, perché se usati sapientemente possono solo facilitare un certo tipo di riflessione, un certo tipo di analisi, e mai sostituirsi evidentemente alle decisioni che ne conseguono come oggi. Invece sulle decisioni che ne conseguono mi sono appuntato tre cose che cercherò di dire telegraficamente sul tema che siamo detti. Allora, la prima questione è sul termine valutare e sul termine valutare in relazione alla dimensione che ho appena cercato di descrivere, che è quella del misurare. Questo è un tema per chi si occupa, diciamo, di analisi quantitativa dei dati abbastanza noto, e vorrei però fare un piccolo affondo con un esempio per capire il lavoro, credo, culturale che ancora ci aspetta e che in qualunque tentativo di valorizzazione del merito, qualunque cosa questa significhi, è molto importante. Qualche anno fa ho avuto l'occasione di fare una rilettura e un'analisi dei rapporti di autovalutazione di tutte le scuole dell'Emilia Romagna. Con il gruppo di ricerca siamo messi lì, raccolti i dati, noi ci divertiamo a fare queste cose, raccogli i dati, analizza, eccetera. A un certo punto scopriamo, in questa analisi dei dati, una correlazione molto chiara tra l'autovalutazione che i presidi davano, diciamo, dell'operato della scuola e la condizione socio-economico-culturale media della popolazione studentesca che frequentava quella scuola. Io allora, ingenuo, ero sorpreso, devo dire, di questo dato, e in una presentazione di questi risultati ai presidi medesimi ho presentato questa mia furiosità, questa mia perplessità, devo dire, sul profilo metodologico. Cioè, mi sembrava strano che i presidi di scuole frequentate da studenti mediamente più svantaggiati tendessero ad attribuirsi da soli, diciamo, una valutazione più bassa sulla capacità di stimolare i risultati di apprendimento. E poi ho detto, ma professore, è normale che sia così, i nostri studenti sono un po' più, diciamo, partono più svantaggiati e noi abbiamo risultati più bassi negli apprendimenti. E io mi sono permesso di dire, con tutta la cautela ovviamente con gli amici dei dirigenti scolastici, ho detto, no, ma io questo lo sapevo già prima che, come dire, lo dicevate voi, cioè che i vostri risultati fossero, che i risultati della vostra scuola fossero più bassi per effetto del fatto che la popolazione è più svantaggiata, lo sapevo già, da tanto tempo, e comunque l'avrei potuto calcolare senza aver bisogno dei vostri punteggi di autovalutazione. Quello che mi interessa capire è che voi vi valutate così.
Un aspetto è la misurazione del fenomeno e un aspetto è la valutazione del fenomeno, cioè la capacità di attribuire valore a un fenomeno che osservo e che misuro nella sua dimensione quantitativa e qualitativa, e rispetto al quale quindi la domanda non è se i miei studenti in una condizione di svantaggio vanno peggio o meglio. La domanda è se ho fatto tutto quello che potevo fare per cercare di contrastare quella situazione di svantaggio, se ho messo in atto tutti quei processi e quelle attività che consentono di ottenere il miglior risultato possibile a partire dalla condizione in cui mi trovo. Se non c'è questa dimensione valutativa, è necessariamente intrinsecamente umana, cioè ha a che fare con l'esercizio dello spirito critico valutativo di chi effettua la valutazione, nel caso di specie del dirigente scolastico. In assenza di questo ulteriore elemento, la misurazione coincide con la valutazione e chi si occupa di analisi dei dati non avrebbe bisogno di alcun altro per, diciamo, per intraprendere percorsi valutativi. Invece la valutazione ha a che fare con questo elemento aggiuntivo. Ecco, a me pare che in questi anni, complice forse una eccessiva semplificazione del dibattito pubblico istituzionale su questo tema, si sia teso a far coincidere la valutazione dei fenomeni educativi principali che avvenivano nel nostro paese con la capacità di misurarli, che è indispensabile per poter fare valutazione, ma non può sostituire quell'elemento valutativo. Credo, ma questa interpretazione autentica la sa dare poi Roberto evidentemente, che l'Invalsi sia rimasto prigioniero in realtà di questo meccanismo e non che lo abbia stimolato, credo che altri, cimentandosi in operazioni per esempio di classifica delle scuole, abbiano alimentato un certo meccanicismo in questa direzione. Secondo elemento che volevo menzionare, le dimensioni di valutazione hanno necessariamente a che fare, almeno tentativamente, con la totalità dell'esperienza educativa che viene proposta ai ragazzi. Questo è un altro grande equivoco di questi anni, cioè la valutazione non può limitarsi a ciò che è più facile misurare, non può immaginare di concentrarsi solo sugli aspetti che sono più facilmente misurabili, non può esimersi dal tentativo di fornire misure di natura quantitativa e qualitativa su una pluralità delle dimensioni dell'esperienza formativa ed educativa. Mi riferisco con questo spunto particolare alla sfida di domani dei nostri sistemi educativi, che è quello del nostro sistema educativo, che è quello di provare a incorporare elementi quantitativi e qualitativi di osservazione, di misurazione, di valutazione di ambiti tradizionalmente esclusi da questo ambito di riflessione, di azione. Penso, diciamo, oggi citava prima giustamente Roberto la lettura, la matematica, l'inglese parlato, l'inglese compreso. Oggi c'è un enorme dibattito intorno al tema delle, diciamo, poi la definizione può variare a seconda delle accezioni, ma diciamo, a me piace chiamarle delle competenze socio-emozionali degli studenti, poi dentro questa cosa ci sono tanti elementi. Ecco, io credo che ci sia uno spazio per una domanda che è bene valutare questi elementi, è bene cercare delle misure di natura quantitativa e qualitativa che arricchiscano il quadro informativo a fini valutativi. La risposta a questa domanda è tutt'altro che scontata. Io tenderei a dire personalmente, per quello che vedo succedere in giro per il mondo, sì, è bene provare con una certa prudenza e cautela, ma qui, siccome poi c'è Luisa e altri che sono i massimi esperti di questi temi, mi fermo. Mi limito semplicemente a dire un sistema valutativo che provi a tener conto di questi elementi è più ambizioso e certamente meno facilmente, diciamo, ipersemplificabile o eccessivamente semplificabile rispetto a un sistema educativo che rinunci a priori a questa dimensione. Su questo permettetemi un aspetto
che viene dall'esperienza vissuta nel dialogo con tanti dirigenti, tanti docenti. Io sono molto fortunato perché parte del mio mestiere, essendo quello di fare ricerca in questo ambito applicata, insegnare a insegnanti e dirigenti, ho la grande fortuna di parlare con tanti insegnanti e dirigenti, devo dire che in questi anni mi è parso molto chiaro un elemento che potrà essere sbagliato, ma è ineluttabile. Se noi abbiamo a disposizione, con periodicità, rigore e completezza, solo i dati invalsi, il dibattito sulla valutazione, il dibattito sulla valorizzazione dei risultati del sistema educativo sarà inevitabilmente trainato da questi dati, da queste informazioni, che io vorrei continuare a avere, ma vorrei arricchire, mi piacerebbe che fosse arricchito di una serie di elementi quantitativi e qualitativi ulteriori, che però per entrare a pieno titolo nel dibattito che stiamo facendo oggi, occorre che siano modellizzati, misurati, raccolti, elaborati e forniti con la stessa periodicità e lo stesso rigore con cui lo sono i dati invalsi. Terzo e ultimo spunto è, poi di tutte queste informazioni e di tutte queste analisi, cosa ce ne facciamo? No? Dando per scontato che le raccogliamo con la finalità, diciamo, con l'interesse verso il miglioramento dell'esperienza formativa ed educativa dei nostri ragazzi all'interno delle scuole, assumendo che sia così. Io penso che sia così. Ma una volta che abbiamo questi dati, queste informazioni, come li usiamo? Faccio questa domanda provocatoriamente perché mi pare che i processi decisionali sul sistema educativo del nostro paese spesso siano del tutto staccati, cioè viaggiano in parallelo rispetto alla ricchezza di dati, informazioni e analisi che nel frattempo vengono prodotte. Cito un esempio, io lo cito sempre perché è un grande sempreverde ed è un esempio facile con cui mi piace vincere facile. L'epifenomeno di questo distacco, diciamo, tra l'uso dei dati e la policy è il cosiddetto esame di maturità o esame di Stato. Cioè, quale sia la modalità migliore per farlo è materia da bar, cioè due prove, tre prove, una con le mani legate. Ma io non ho visto in tanti anni, di cui non dico mi appassiono di questo tema perché non è vero, ma diciamo in cui leggo le modalità con cui si effettuano i pensieri su come dovrebbe essere fatto la maturità, ammesso che serva, io non ho visto una evidenza di dati, di informazioni di natura quantitativa e qualitativa che ci faccia propendere per l'opzione A piuttosto che per l'opzione B o per l'opzione C. Allora non si capisce come noi possiamo fare policy in questo ambito, avendo a disposizione tantissimi dati, senza porci il problema di raccogliere e usare dati che illuminino problemi di natura politica, educativa, in modo adeguato. Su questo devo dire che ci sono, su questo e altri ambiti, tanti dati e informazioni che potrebbero essere utilmente utilizzati in questa direzione, forse servirebbe una maggiore integrazione tra chi fa data analysis in questo ambito e chi fa le politiche. Chiudo con una provocazione, no, con una provocazione, scusate, non è solo provocazione, una riflessione sul tema del merito, cioè non mi voglio evidentemente esimere dal tema che ci è stato posto come riflessione. Allora, sul merito ha già detto tantissime cose Roberto e le condivido direi quasi tutte. Credo che noi siamo vittime di una certa narrazione sul tema del merito che sostanzialmente primo tende a confondere il merito col talento. Cioè il merito sarebbe chi riesce in un certo ambito, no? Consiglio la visione di un cartone animato uscito lo scorso Natale su questo tema, di cui ora mi sfugge il titolo, ma prometto entro la fine. Com'è? No, Encanto. Suggerisco la visione del film Encanto sul tema, no? Dove peraltro la traduzione italiana nella canzone, che non vi spoilerò, alimenta questo, diciamo,
schema del talento, del dono, del merito, insomma. Allora, noi siamo rimasti un po' vittime del fatto che se, il talento per cui ce l'ha chi, quello ha merito e quell'altro no, no? E evidentemente per le cose che raccontava bene prima Roberto, il merito non può coincidere col talento, ma siamo altrettanto vittime di una rappresentazione del merito come diciamo nei peggiori film americani degli anni Ottanta, del merito come il risultato dello sforzo indefesso del singolo che, avendo più o meno talenti, poi grazie al duro lavoro otterrà ciò che la sua mente ha generato essere l'idea di successo e di risultato. Ecco, io credo sinteticamente, per come ho visto avvenire in tante scuole e devo dire anche nelle università, che il merito invece abbia a che fare con la capacità di risposta di fronte a una proposta educativa che viene posta. Cioè che il merito non sia una cosa che si autoguadagna, ma che sia la risposta di fronte alla proposta. Cioè l'integrità, l'energia, la disponibilità a un lavoro che viene proposto. Io leggo in questo senso il termine impegno che ha dichiarato prima, che ha usato prima Roberto, cioè che abbia a che fare col fatto che uno di fronte a una proposta educativa di valore si impegni per rispondere con quello che è, nel contesto in cui è, con i talenti che ha, e che sia integrale in questa risposta. Potrei raccontare, ma non abbiamo tempo, una bellissima discussione che ho fatto un giorno con i miei colleghi del Politecnico. Mi avevano incaricato di tenere un seminario dal titolo Valutare i nostri studenti, e dove io ho proposto come framework, ho detto, ma noi valutiamo l'impegno o valutiamo il risultato? Vi lascio immaginare al Politecnico il tipo di discussione venuta fuori su questo tema, e a fronte del quale io ho detto, ragazzi, io vi capisco, perché voi soffrite la sindrome del primo della classe, essendo sempre stati i primi della classe, giudicate tutti come se debbano essere i primi della classe, ma in realtà il nostro problema è valutare se di fronte alla proposta che noi facciamo ai ragazzi, i ragazzi rispondono all'altezza di quella proposta. E quindi il primo problema del merito non è dei ragazzi, è il nostro, di qual è il tipo di proposta che gli stiamo facendo. Perché se di fronte a una proposta alta otteniamo, come dire, una risposta alta, quello è il merito. Ma se di fronte a una proposta scarsa otteniamo una risposta scarsa, i primi con cui prendercela non sono i ragazzi, ma siamo noi. Grazie. Allora, adesso la parola a Francesco Magni, che si accomoda. Vai, to. Bene, grazie, si sente? Sì, ok, c'è il microfono. Allora, grazie innanzitutto per l'invito, e anch'io mi inserisco nella discussione che si è aperta, innanzitutto ringraziando il presidente Ricci, perché sembra che abbia davvero aperto tanti spunti di riflessione e di stimolo. Allora, io lo faccio dalla mia prospettiva, che è quella della pedagogia generale, quindi da una prospettiva di tipo qualitativo, che utilizza i dati che sono stati invocati anche adesso per la formazione e la crescita della singola persona. Ho strutturato il mio intervento su tre spunti di riflessione. Il primo, la questione del merito. Giustamente veniva detto, il merito è un'opportunità o è un problema? È un'accezione positiva o negativa? Io ho letto il libro di Michael J. Sandel, e già distinguere il merito dalla meritocrazia ci aiuta a pulire, bonificare il discorso da possibili riduzioni e da possibili fraintendimenti. Certo, la meritocrazia può essere, come l'ha definita anche Paola Francesco in un incontro a Genova nel 2017, una visione strumentalizzata del merito che diventa una legittimazione etica della diseguaglianza, ed è l'accusa che fa dalla prospettiva statunitense Michael J. Sandel. Ma questa è una conoscenza antica come il mondo. Mi sono appuntato questa frase di Coelet che dice
ho visto anche sotto il sole che non è degli agili la corsa né dei forti la guerra e neppure dei sapienti il pane e degli accorti la ricchezza e nemmeno degli intelligenti il favore, perché il tempo e il caso raggiungono tutti. Quindi il passaggio biblico ci richiama al fatto che l'impressione di essere gli unici artefici del nostro destino deve essere ampiamente riveduta, e che è una notizia alquanto esagerata anche tra coloro che fanno le carriere più mirabolanti, eccetera. Allora, con questa premessa, il merito, se non si trasforma in quello che diventa la tracotanza meritocratica, secondo Jay Sandel, bisogna togliere questa declinazione della crazia, del potere, della forza, secondo una visione che potremmo definire più moderata, più prudente di merito. Possiamo chiamarla meritofilia, amicizia verso il merito, stima verso il merito, oppure, secondo quello che definisce Zamagni, meritorietà, evitando così una assolutizzazione del termine in una misura unica che diventa astratta e che questa si rischia di generare ulteriori disuguaglianze e ingiustizie. Su questo c'è un corollario. Giustamente prima il professore Grassisti citava la questione dei talenti, grazie, e ciascuno di noi è dotato di talenti, intelligenze molteplici, di doni, e potremmo dire in termine un po' divulgativo, se vogliamo, non c'è un solo modo di essere dati. Allora il tema diventa coltivare meglio i talenti di ciascuno, e per fare questo, inserisco nella provocazione di Agassisti, ciascuno di noi ha trovato nel proprio percorso di crescita e di formazione un educatore, un docente, un tutor che aiuti a far emergere questi talenti, a farli scoprire e a rendersi conto dei talenti di cui ciascuno di noi è dotato. Allora, per me il merito non coincide con i talenti, ma ha questo come presupposto affinché possa emergere. Allora, il compito, dopo la distinzione tra merito e meritocrazia, è quello di favorire delle relazioni interpersonali e sociali che riconoscano, rispettino, sviluppino e valorizzino il talento positivo contenuto in ognuno. Perché non esiste nessun uomo che non abbia nessun talento. Ci sarà qualcuno che ha un talento più riflessivo teoretico, qualcun altro che avrà dei doni, dei talenti più pratici, più applicativi. Allora, questa è una consapevolezza che occorre forse richiamare e recuperare, e che ci aiuta a non andare verso quella tracotanza meritocratica di cui si diceva prima. Michael Young, nel suo avvento della meritocrazia del 58, aveva individuato anche lui questo tema. Non vi leggo tutta la citazione che mi ero appuntato. Lui dice: se valutassimo le persone non solo per la loro intelligenza o la loro efficienza, un riduzionismo alle performance, potremmo dire, no? Ma anche per il loro coraggio, la loro fantasia, la sensibilità, la generosità, chi si sentirebbe più di sostenere che lo scienziato è superiore al facchino che ha ammirevoli qualità di padre, o che l'impiegato straordinariamente efficiente è superiore al camionista straordinariamente bravo a far crescere le rose. Allora, questa provocazione che arriva da Michael Young ci aiuta a recuperare un orizzonte più olistico del merito. E chiudo questo primo punto richiamando le virtù del diritto. Il merito riguarda anche una dimensione, possiamo far rientrare nelle virtù da un sapore più filosofico e etico morale. Il giurista Oppiano ci ricorda le tre massime: sum quiunque tribuere, dare a ciascuno il suo, ciò che merita, era sempre accompagnato anche dalla raccomandazione onesti e vivere, quindi una dimensione morale, e altre non ledere, non regalare all'altro. Allora, recuperare una dimensione più completa
del merito ci consente di collocarlo in una maniera ben ideologica e forse anche più adeguata al nostro contesto nazionale, che non è quello di Marco Gessano e degli Stati Uniti, e che ha tutto sommato un sistema dove certi eccessi vengono teoricamente. Secondo punto che volevo offrire alla discussione comune riguarda il tema della valutazione. Richiamavo prima che ciascuno di noi deve essere accompagnato nel suo percorso formativo di crescita e di maturazione da un magister in un determinato contesto socioambientale. E qui possiamo avere due tipi di approcci, non alternativi ma integrativi tra di loro. Da un lato quello che abbiamo visto nelle prime due relazioni, come predominante, è quello statistico mnemotetico, per cui attraverso l'utilizzo di dati generali cerco di ricavare delle direzioni, delle indicazioni anche di policy, come diceva il professore Cassisti. Dall'altro, e qui vorrei tentare questa integrazione che non è sempre facile, e quindi il seminario di oggi è particolarmente prezioso anche per questa possibilità di dialogo interdisciplinare, l'approccio biografico personale che, diciamo, caratterizza l'approccio pedagogico. Il tema della pedagogia non riguarda tanto la media degli studenti italiani, se non nella misura in cui utilizzo questo dato per far sì che Emilio non si perda per strada, per far sì che Emilio riesca a trovare il suo percorso, che riesca a mettere a frutto i talenti che il suo magistro, il suo tutor, il suo insegnante è riuscito a fargli scoprire, a fargli crescere. Allora io vedo queste due dimensioni come una grande possibile alleanza reciproca. E questo ha delle conseguenze. Da un lato sì, questa alleanza dovrebbe aiutare a vedere sempre la persona come il fine ma come mezzo, e quindi a evitare degli induzionismi di tipo antropologico, e dall'altro avere la consapevolezza che non può esistere una soglia per possibilità di traguardi di maturazione da raggiungere, fissata, diciamo, in astratto, in partenza, semplicemente dalla comparazione di una media di altri coetanei o studenti, in modo uniforme per tutti. E quindi sembrano emblematiche le parole che pronunciò il presidente Luigi Einaudi nel 1948, il 12 maggio, nel discorso di insediamento come presidente della Repubblica. Lui diceva che la Costituzione, che era da poco entrata in vigore, aveva l'obiettivo di garantire a tutti, qualunque siano i casi opportuni della nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza, tenendo dentro quindi quella dimensione di giustizia sociale, di uguaglianza delle possibilità, ma allo stesso tempo liberando le energie e le possibilità di ciascuno. Allora, benissimo, tutti i dati possibili, per andare a vedere anche come mai la traiettoria di Emilio, di Giovanni, di Lucia, a un certo punto si interrompe, oppure a un certo punto si vede che c'è una delle dinamiche che ritornano. Allora questo ci potrebbe aiutare anche a differenziare i percorsi, ed è un'altra provocazione che faccio su questo tema, nell'ottica di una personalizzazione dei percorsi degli apprendimenti, una flessibilità dei percorsi e anche delle figure coinvolte. Adesso le linee guida sull'orientamento propongono questa figura del tutor, del docente tutor. Allora, avere delle figure che si inseriscano anche in questo mare di dati, pensiamo alla possibilità occupazionali del mercato del lavoro e alle possibilità delle offerte di formazione terziaria, università e ETS, per guidare gli studenti a partire dai propri desideri, dai propri talenti, dalle proprie attitudini. Allora, così non è la scuola, non è l'istituzione scolastica
che deve fare indossare il vestito agli studenti, ma il contrario, la scuola si deve adattare in maniera più flessibile e dinamica alle esigenze mutevoli che incontrano. Ultimo punto, sto proprio solo contribuendo ad aggiungere temi e questioni, quindi le nuove sfide tecnologiche tra incognite e opportunità. Allora, non so se qualcun altro l'ha fatto, ma proprio ieri, leggendo qualche articolo, ho provato a scaricare e a utilizzare ChatGPT, questo nuovo algoritmo che sta raccogliendo le cronache di questi giorni. Devo dire che sono stato abbastanza impressionato dalla facilità di utilizzo. Allora, mi domando, cosa succede se un'intelligenza artificiale inizia a superare i test di medicina, l'esame di avvocato, le ammissioni ai master universitari, finanza, come sembra già accadere negli Stati Uniti? Cosa succede se un'intelligenza artificiale inizia a scrivere dei saggi che hanno una loro coerenza e una loro, tra virgolette, originalità? Allora, questa è un'altra frontiera, secondo me, che va insieme al tema valutazione merito, che può essere una grande discussione nei prossimi mesi. Per esempio, io il test, la prova in itinere del mio corso di istituzione di pedagogia che ho fatto a dicembre, con una domanda aperta in cui gli studenti dovevano utilizzare il computer, con uno strumento di questo tipo andrebbe assolutamente rivista. Perché non è più appena la ricerca su Google, ma è in un minuto e mezzo già aver impostato in maniera questa poco corretta, magari un po' imprecisa, ma corretta, la risposta. Uguale per tutti. Uguale per tutti? Per esempio, sì. Cioè 40 studenti danno 40 risposte uguali? No, l'algoritmo diversifica anche le risposte. Si può scegliere di una formulazione diversa della risposta. E quindi, appunto, questa è un'esperienza delle ultime 48 ore che ha spinto solo la mia curiosità, ma volevo condividerla. Questa cosa porta come conseguenze, e concludo, non possiamo abilitarsi a un riscontro di tipo enciclopedico trasmissivo. In un recente articolo sul Financial Times, sempre su questo tema, veniva discorso, veniva scritto che il nostro sistema educativo occidentale è rimasto bloccato a un modello che chiede elegantemente di ricucitare informazioni. Ecco, allora, mi stai interessando davvero a puntare della storia per cui c'è un tramonto della funzione passiva trasmissiva della scuola verso un aumento della dimensione riflessiva, critica, attiva, partecipativa, laboratoriale, pedagogica in senso ampio, in senso compiuto. No? E allora questo incide secondo me anche sul tema valutazione di merito, perché la valutazione del riconoscimento del giusto merito ha anche necessità, mi sembra, di fronte a questo scenario che vi ho delineato solo come esperienza personale, anche un interrogarsi su che cosa significa valutare. Bellissimo prima un quadro molto con la differenza tra misurare e valutare e dare valore. Cosa significa valutare gli apprendimenti degli studenti e anche come perseguire questo fine. Quindi mi sembra davvero che è convenuto l'alleanza tra di fronte a una realtà che diventa sempre più complessa, dove entrano dentro anche il robot, sia necessaria una grande alleanza educativa in cui ciascuno può fornire il suo punto di vista, il dialogo con altri, che possa quindi diventare fecondo e ciascuno aggiungere un pezzettino, chi più quantitativo, chi più statistico, chi più di attenzione pedagogica, per contrastare e combattere la grande emergenza che il presidente Ricci ci ha
messo sotto gli occhi in apertura, veniva palese, che è quella della dispersione scolastica, formativa, diretta o indiretta, anche perché, e concludo davvero, nei prossimi anni sappiamo tutti che viviamo un calo demografico e quindi non possiamo più permetterci di perdere per strada in qualunque percezione possibile neanche uno dei nostri ragazzi. Non abbiamo petrolio, non abbiamo risorse economiche, abbiamo l'unica grande risorsa del nostro paese, della nostra storia, e quindi su questo si gioca davvero una partita decisiva, e mi sembra che anche la discussione di oggi possa dare un piccolo contributo a combattere questa difficoltà veramente notevole. Grazie. La mettiamo qua, anche chiudiamo qua, chiudiamo qua, facciamo presentazione. Sì, facciamo così. Va bene, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Devo dire che il tavolo è già molto caldo e ho avuto un sacco di assist da chi mi ha preceduto, quindi procedo un po' nella discussione facendo quello che prima diceva il collega, mettendo il mio pezzettino in questa riflessione che mi sembra davvero molto interessante. Riprendo sul tema merito e meritocrazia, andando un pochino dentro questo concetto. La prima emersione del concetto di meritocrazia è quella che viene definita da qualcuno meritocrazia spuria. Si diceva, l'avete detto in tanti, la meritocrazia basata sul talento è un concetto che, dal punto di vista almeno educativo e pedagogico, non è sostenibile. In quanto, prima di tutto, è vero, non tutti hanno gli stessi talenti, e soprattutto perché, poi ci torneremo, non è facile, forse non è possibile valutare i talenti in sé, e ancor di più i talenti, se ci sono potenzialmente in un embrione o in un bambino neonato, già dopo i primi 3 anni non è detto che siano esattamente quelli che potenzialmente potevano essere o avrebbero potuto essere. C'è un'interessantissima ricerca fatta dall'OCSE recente. Nel periodo proprio 0336, in cui ci dimostra come i risultati in termini di apprendimento, ma anche proprio di sviluppo delle potenzialità cognitive, siano collegate alla curiosità dei bambini. E allora uno può dire, un bambino nasce curioso o non curioso, già c'è una discriminazione. Il problema è che la curiosità è correlata alla famiglia d'origine, nel senso che dipende dalle aspettative familiari. Quindi nemmeno e non del tutto dalla provenienza socio-economica, ma dalle aspettative. E quindi questo termine meritocrazia, che in realtà è stato un grande passo avanti, perché è stato il superamento della selezione in base al rango familiare. Quindi ha dato un primo impulso perché ci fosse una spinta al sostegno del merito. È chiaro che se noi a questo concetto aggiungiamo il tema appunto della non discriminazione in base alle origini, noi dobbiamo passare da un'idea di eguaglianza semplice a un'idea di eguaglianza complessa
che tiene conto perlomeno di più fattori, che è quello un po' che viene definita meritocrazia pura. Il problema è che se noi andiamo a vedere in profondità cosa significa principio non discriminatorio e quindi allarghiamo le sfere attraverso cui ragioniamo in termini di giustizia sociale, ci accorgiamo, come è stato detto da più di voi, che non posso basarmi sul merito dell'individuo, perché in questo modo io sottovaluto gli fattori collettivi e contestuali di qualsiasi genere, compreso il fatto che o io valuto il merito ex ante in termini di capacità, competenze, quelle che ci sono, è già diverso che valutare i meriti ex post, cioè le competenze che mi hai dimostrato e quindi anche l'impegno che ci hai messo e quindi l'esperienza attraverso cui tu ci sei arrivato. I dati, io ho messo quelli del 18 che sono precedenti al Covid apposta, sono già preoccupanti e io veramente ringrazio questa sottolineatura della necessità di guardare i dati, e con però l'accezione che diceva prima Francesco, cioè di usare i dati per andare oltre i dati in qualche modo, e comunque non posso non tener conto del fenomeno ereditario. Mi sono molto interessati i dati che hai fatto vedere oggi Roberto, perché non li conoscevo, quelli sui dati che non abbiamo. Però è vero che ancora adesso solo l'8% dei giovani fra i 25 e i 34 anni che arrivano a un certo titolo provengono da certe famiglie. Cioè il dato finale è ancora questo qua. E allora, sempre rimanendo su questo primo aspetto, anch'io ho tre punti, si vede che oggi è la giornata dei tre punti, questo primo aspetto che è quello del merito, diciamo una nuova concezione del merito ci fa dire che il concetto di merito deve essere integrato al concetto di responsabilità, e appunto chi si è occupato di questo tema ci dice: non può essere premiato e o punito qualcuno per qualcosa di cui non è responsabile. Allora, la famiglia di un bambino, di una bambina e degli apostoli di Geova. Quindi non li mandano alle gite, non li mandano a fare sport, non li mandano a iniziative culturali. Abbiamo visto, la ricerca ce lo prova, che la partecipazione a questo tipo di attività aumenta le prestazioni e non è responsabilità del bambino. Quindi il merito non c'è. Ci può essere l'impegno, ma non c'è l'impegno su quelle cose lì. Una famiglia che obbliga il proprio figlio e la propria figlia a fare lo stesso lavoro dei genitori, anche se elevatissimi a proposito di vantaggio o svantaggio, il ragazzo non è, o la ragazza non è responsabile del fatto che sta facendo una carriera che non è adatta. Quindi è chiaro che cominciamo a complessificare, che era un po', mi sembrava, il richiamo che ci aveva fatto Giorgio, l'idea di problematizzare questo concetto. E allora dobbiamo arrivare al tema dell'eguaglianza, come ci siamo detti fino adesso. C'è questa distinzione però fra eguaglianza cosiddetta negativa e positiva, perché l'eguaglianza negativa è quella che dice: io mi assicuro che tutti abbiano le stesse opportunità. L'uguaglianza positiva delle opportunità cosiddette patrocinate, o che viene chiamata anche da qualcuno discriminazione positiva, è che io vado a patrocinare chi non ha opportunità. Però qui si aprono... Allora, investo su chi non ha opportunità o investo su chi ha talenti? Investo su chi ha le competenze, ma come faccio a sapere se ho le competenze? Aumentiamo la complessificazione. E allora, se andiamo oltre l'idea di meritocrazia pura per
ragionare invece più sul concetto di merito, devo pensare che devo ragionare su che cosa intendo per eguaglianza, perché l'eguaglianza formale è un'eguaglianza fra singoli individui. L'eguaglianza sociale dell'opportunità tiene conto delle condizioni di partenza. Perché ci sia veramente mobilità intergenerazionale, io devo arrivare al concetto di equa eguaglianza delle opportunità. E qua in realtà ci incastriamo un po', perché c'è chi parla, ne parla Sen che è un economista, ne parla Budon che è un sociologo, di incompletezza del principio di merito e giustizia, nel senso che se noi portiamo tutti questi ragionamenti all'estremo arriviamo a dire allora non c'è merito. E allora chiaramente cioè, dobbiamo integrare questi diversi aspetti che sono il principio dell'opportunità, il principio delle condizioni, il principio dell'analisi del contesto, della complessità multivariante del contesto. Secondo punto, io fino a qua mi sono affidata, ho studiato, diciamo, gli altri, perché per fortuna ci sono colleghi che si occupano dei diversi aspetti. Qua entro un po' nel merito di quello che ho studiato io, cioè quali sono le politiche di contrasto? L'avete detto tutti. Cioè, se ci fermiamo a dire ci sono le disuguaglianze, c'è cioè la dispersione, ecco, allora intanto valutare non è misurare. Io ringrazio veramente che è stato detto prima, perché almeno abbiamo chiarito il discorso. Ma soprattutto, quali sono le politiche di contrasto? Allora, deve integrare politiche che vanno sugli effetti primari su quelli secondari. Cioè c'è qualcosa che non riguarda nessuno di noi qui, che ci occupiamo di educazione, che sono gli effetti secondari. Cioè il fatto che la povertà di per sé o lo svantaggio anche di situazioni problematiche, famiglie multiproblematiche, cosiddette in famiglie molto acculturate o benestanti, i NEET spesso vengono da famiglie benestanti con genitori che hanno studiato, non spesso ma anche da quelle, alcune per esempio, no? Allora io devo però vedere cosa ci sta prima, però non riguarda noi. Quali sono invece gli effetti che riguardano noi? Le politiche educative di cura della prima infanzia, perché è la prima infanzia quella in cui c'è lo spartiacque. A me spaventa ogni volta che studio questa cosa, perché è come dire va bene, se non l'abbiamo fatto non lo faremo mai più. Ecco, senza andare nell'idea psicoanalitica che se il rapporto all'inizio non è stato così non sarà per sé, però devo tenerne conto. Quindi quali politiche per la prima infanzia? Estensione e arricchimento del tempo scuola, perché è vero che se il tempo scuola è usato male è peggio che se non c'è. Però, guarda caso, nel sud il tempo scuola è minore. È minore il tempo pieno, ci sono di più quelli che se li portano a casa addirittura anche se hanno la possibilità di rimanere, perché c'è un certo modello culturale per cui si mangia a casa, perché solo a casa ti faccio da mangiare. Questo un po' in Italia, no? Ti faccio da mangiare in un certo modo. Politiche ridistributive a favore delle aree delle scuole svantaggiate. Però qui mi fermo un attimo, perché questo credo davvero che sia stato il mio mestiere, non so se ho fatto bene o male, ma è stato il mio mestiere. Devo vedere cosa significa. Perché dare soldi a pioggia alle aree, alle scuole svantaggiate, intanto poveracce le scuole in questo momento in alcuni casi non sanno come spenderle. Inoltre, non è che in qualsiasi modo tu usi i soldi, allora compensi lo svantaggio. E per capire come compensarlo devo sapere come funziona la scuola. Devo ragionare in termini di
quella che diciamo che una certa letteratura chiama school effectiveness. Se non ci piace, possiamo chiamarla qualità della scuola, o posso chiamarla in altro modo, ma in ogni caso è che cosa la ricerca ci dice che produce il migliore risultato a parità di stato di partenza. Perché lo diceva, ne parlavamo anche ai tempi dell'unica ricerca in cui abbiamo collaborato, cioè io devo andare a vedere il plus valore della scuola, non le scuole dell'eccellenza. Io su questo, scusate, spezzo una lancia, che a volta ci sia l'eccellenza, parlo di una scuola di Milano, liceo dell'eccellenza che ho fatto peraltro, quindi posso parlarne anche un po' male, non rispetto al fatto che non è buono, ma al fatto che quell'eccellenza lì è di partenza dei ragazzi, fanno il test di ingresso basato sul voto. Che eccellenza è? Non è una scuola dell'eccellenza, è una scuola dei ragazzi d'eccellenza. Allora io devo andare a vedere come ricercatore di didattica le scuole dove l'uscita è stata migliore dell'entrata. La ricerca delle 15.000 ore famose di Rutter e Mortimer, in cui viene fuori per esempio che questo succede quando gli insegnanti correggono i compiti che danno a casa. Una cosa piccola, ma se io riempio di compiti poi non li correggo, sostengo il merito, sostengo l'impegno? No, sostengo l'impegno di chi a casa ha chi gli corregge i compiti. Ad esempio, do da fare le ricerche a casa, sostengo chi a casa ha l'aiuto per fare le ricerche. Quindi vado poi a produrre quei risultati. Tra l'altro, queste ricerche ci dicono che il dato, la variabile che ha più influenza non è il macro contesto e nemmeno il meso, ma è il micro contesto. Quindi la scuola e le classi e soprattutto il gruppo di studenti, quello che dicevi tu, i docenti e i dirigenti scolastici. Allora, scuola di via di zona Uruguay, di periferia, parlo di questo perché ci ho lavorato, la conosco, di altre potremmo parlare anche di altre, di periferia in cui c'era white flight, grave disagio, sperimentazione, una dirigente che ci ha creduto, un gruppo di insegnanti che è stato formato, sperimentazione Montessori, ma ce ne sono state altre che hanno funzionato. Lì hanno scelto quello, non c'è più white flight, vogliono andarci da tutta Milano, i dati, e prendono comunque quelli di contesto, i dati invalsi sono superiori alla media regionale lombarda, non erano così prima. Allora vuol dire che noi possiamo fare questo. Le ricerche meta di Atti, che è andato a vedersi tutte le ricerche internazionali per vedere quali sono gli effetti, cioè le variabili dell'efficacia, ecco, ci mette terzo punto la valutazione come una variabile. Cioè, per sostenere veramente il merito, quindi il merito a prescindere dalle condizioni, io ho bisogno di strumenti di valutazione che vadano nella direzione che diceva Francesco, cioè dell'individualizzazione, strumenti che mi permettano di andare a vedere il percorso individuale per riconoscere i processi. E non solo i prodotti, cioè i prodotti vanno visti e vanno anche valutati, anche misurati in alcuni casi, e i processi, ma anche che diano un rimando che permetta alla ragazzina o alla ragazzina di sviluppare davvero le sue potenzialità, per esempio a prescindere dal fatto che non ha autostima perché a casa non gliel'hanno data. E non ricchi e poveri, nel senso che se l'autostima viene inibita, ostacolata, in tutte le famiglie è la stessa cosa. Ecco, ci dicono le ricerche che il feedback e i processi di valutazione e la tendenza dei processi di valutazione andare verso l'autovalutazione in termini di autoregolazione metacognitiva
producono apprendimento, producono effetti positivi su tutti quelli che fanno parte di quella proposta. Quindi una proposta alta deve essere in questo modo. Posso valutare il merito? È un bel problema, perché se valutare vuol dire dare valore a un processo, allora è più complessa la cosa. Io sono d'accordissimo, l'impegno, il merito, tenuto conto che la proposta è di un certo tipo, ma anche con la capacità di andare a individuare dove si sviluppano certe potenzialità e quindi sostenerle. Avendo quella che Perenù, che ha fatto ricerca sulle competenze, ma anche altri, chiamano pedagogia differenziata. Qua, ultimi due punti. Una questione dei tempi. I ritmi e i tempi di apprendimento e di sviluppo sono molto diversi da un individuo all'altro. E io devo tener conto che lascio fuori la primaria. Primo, perché ancora funziona abbastanza. Dati invalsi post pandemia, primaria è quella che ha tenuto. Quindi vuol dire che c'è un... Secondaria di primo, secondo grado, preadolescenza, adolescenza è un periodo che richiede un'energia dei ragazzini e delle ragazzine nello sviluppo altissima. La ricerca psicologica, ma anche proprio neuropsicologica, ci dice che ci sono talmente tante energie mentali impegnate nella costruzione identità che vanno a discapito di quelle cognitive pure. Allora io ne devo tener conto. Il merito a quell'età e l'impegno a quell'età può essere diverso. Qua credo che Maria Grazia, che è più competente di me su queste cose, riprenderà. Vi faccio due esempi. Ragazzino, non dico la scuola, ma un liceo dell'eccellenza milanese, fine della prima liceo, aprile, ha 5 meno in matematica, gli fanno fare un test. Gli fanno fare un test per vedere se è adatto allo scientifico. Spoiler, è uno scientifico. E gli dicono, non sei adatto. Questo da 5 meno, in maggio fa 5, 4, 3, 2, 1, pum. Bocciato. Ragazzino determinato, genitori con una certa struttura, dice io mi riscrivo lì, va nella sezione dove non ci sono tutte le 7 lingue, 8, 20, finisce il liceo, si iscrive a fisica, una delle facoltà che dicono più difficile, in 5 anni, 110 lode, subito dopo il dottorato, subito dopo assegno di ricerca, sta per diventare ricercatore di questa università. Allora, anche qui, ma bisogna stare molto, 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 molto attenti, perché le questioni pedagogiche, psicologiche, d'apprendimento sono complesse. E quindi, da ultimo, gli strumenti di valutazione non sono solo quelli per valutare il percorso, sono quelli che servono perché si potenzi. Se io do delle consegne, propongo delle attività e uso delle metodologie, tu hai usato il termine alto, io uso il termine efficace, posso dire che poi vado a valutare il percorso, ma se le mie metodologie non sono efficaci, vado a valutare il percorso di partenza. E quindi mi fermo dicendo che o lavoriamo sulla formazione degli insegnanti rispetto a questi aspetti, oppure non sosteniamo il merito. Poi si potrebbe parlare del merito degli insegnanti, ma questo non lo tocco, non lo tocco. Ecco, grazie. Va bene, parlo senza microfono. Ok, ok. Qui il merito
Va bene, allora un saluto a tutti e a tutte anche da parte mia, grazie a Giorgio per questo invito. E io sono l'ultima, prima delle, credo, delle 4. Ma c'è la... Parlo del signore, finiamo alle 4:30. E fa niente. Andiamo avanti. E qui dobbiamo ponderare, abbiamo scoperto non il numero più. Ma fare non è misurare. Esattamente. Sto dicendo che sono quasi l'ultima, così a proposito di numeri ricorrego subito, e sono molto contenta, nel senso che appunto si sono srotolate, diciamo, sul tappeto, sul nostro tavolo, insomma, tutta una serie di punti di vista molto interessanti, non sempre convergenti, bisogna dirlo, ma d'altra parte sono molto contenta di quello che ho sentito dire a Roberto, perché stamattina avevo scritto una frase simile a un certo punto, quando ho detto stare intorno al tavolo che dicevi, quindi adesso se riesco a arrivare lo dico, insomma. E, certo, diciamo, questa disamina di punti di vista mi ha fatto capire proprio la necessità di questa cosa, perché ci sono tante problematiche, anche per capirsi tra discipline diverse, su alcune cose che sono state dette. Io sono una pedagogista, no? Come di generale sociale, come lui, lei invece più di didattica, anche proprio una specifica competenza su questo, e voi siete appunto statistici, eccetera. Quindi si sente proprio la formazione che ognuno di noi ha alle spalle, quindi la grande sfida, anche la bellezza, anche il coraggio di Giorgio di invitarci tutti insieme, è quello di capire come poter fare a incontrarsi, al di là dei pregiudizi reciproci e del dire subito non è possibile, no? Quindi, allora, adesso io non ho fatto tutto il compito, non ho affrontato proprio tutte le questioni, ma essendo tardi forse va anche bene. Ragionando su alcune questioni che riguardano appunto la valutazione con l'invalsi, eccetera, e un po' studiando, un po' mettendo insieme l'esperienza anche nel mio piccolo istituzionale di questi anni, vorrei dire, fare alcune riflessioni. Quindi sicuramente la questione, appunto, no, della valutazione, i dati che tu ci hai proposto, è una questione molto complessa e intricata e genera continue contrapposizioni ideologiche. Mi sono studiata in questi giorni, cioè anche solo su internet, c'è veramente uno schieramento molto ideologico, gli uni contro gli altri, pro e contro, in modo semplicistico e riduzionistico, a mio parere, un po' da tutte e due le parti, posto che ne esistano due e non di più. E anche in alcuni contesti istituzionali che riguardano l'espressione magari anche di pareri su alcune questioni scolastiche, dove mi capita di trovarmi, quando si arriva a questa questione dei decreti che riguardano l'invalsi, è proprio la guerra, nel senso che non c'è modo di introdurre la possibilità di pensare dei pensieri, di articolare il discorso, perché ci sono, diciamo, posizioni contrapposte molto dure, molto forti, per cui queste riunioni vanno anche avanti per ore e ore, bisogna aggiornarsi proprio perché la dimensione ideologica pro e contro le rilevazioni statistiche dell'invalsi sono veramente ormai interiorizzate proprio con grande, c'è un grande fervore, a volte passione, ma insomma di fatto un grande scontro, e questo secondo me è un elemento di cui bisogna tenere conto. Quindi da un lato chi sostiene che attraverso i test si ricavano informazioni oggettive, tra virgolette, lo metto perché io non ci credo all'oggettività, sulle competenze raggiunte e sulle relative prestazioni, facendole coincidere con la qualità del sistema dell'istruzione. Dall'altro chi afferma che i test non colgono la dimensione di contesto e di processo attraverso cui si generano gli apprendimenti, chi mi ha preceduto insomma ha un po' espresso queste posizioni. Secondo questi critici, di fatto i test sono un fatto di una modalità di controllo sugli studenti, sull'operato degli insegnanti, e questo aumenterebbe le disuguaglianze spostando le risorse a favore dei migliori. D'altra parte noi veniamo dai dipartimenti eccellenti in università, e quindi sinceramente
Come non pensare che un po' anche in altri contesti si sia generata questa preoccupazione, uso termini più soft possibili se ci riesco, si afferma che sotto ogni modello e cultura della valutazione si celano più o meno esplicitamente idee diverse di scuola e di società. Dice il mio collega Massimo Baldacci in un editoriale alla rivista di Fasciava Pedagogia più Didattica, per definire un modello di valutazione col scegliere quale tipo di scuola si intende realizzare, ossia dimmi che scuola vuoi e ti dirò quale valutazione avere. Ma attenzione, è almeno in parte vero anche l'inverso, ossia dal modello di valutazione promosso si può evincere l'idea implicita della scuola che si intende realizzare, ossia dimmi che valutazione hai, ti dirò che scuola vuoi. Quindi non, insomma, non approfondisco, ma mi sembra molto interessante questo approfondimento riflessivo. Quindi ci sarebbe la società neoliberistica e le società neoliberistiche che puntano solo al successo, ai migliori, e a chi ce la fa nell'ottica della scuola azienda. Ci sarebbe la società invece democratica che punta a promuovere competenze per tutti, supportando i più svantaggiati per vari motivi, come ci ha mostrato insomma magistralmente, diciamo, la mia collega Elisabetta Nigris, per vari motivi, che abbiano sia portatori di BES, di SA, disabilità, siano in svantaggio socioculturale, immigrati. E in questo caso la scuola sarebbe intesa come un luogo democratico di crescita in ascolto dei tempi, diceva appunto Elisabetta, dei bisogni specifici, delle diverse intelligenze, anche delle diverse età, che è chiaro che appunto c'è una bella differenza, no? Nello sviluppo dell'età evolutiva, infanzia, preadolescenza, adolescenza, poi appunto con tutti gli sconquassi anche del Covid abbiamo visto come i preadolescenti e gli adolescenti sono scoppiati, e certo con l'aumento dei suicidi, le depressioni eccetera, è anche complicato ragionare sulle loro prestazioni quando c'era in gioco. Mi è capitato recentemente una ragazza di 16 anni che ha esternato tutta l'angoscia che si era accumulata durante il Covid, e quando si è a quei livelli lì, cioè, se ne fregano, diciamo, degli apprendimenti. Quindi gli standard pure sono molto criticati da alcuni, visti come tendenza all'omologazione, sono voluti da altri come strumento per comprendere lo stato del sistema e fare comparazioni. Quindi la scuola dell'autonomia, nel tanto che ha spostato sulle scuole la libertà di organizzazione e gestione dell'istituto, della didattica e tutte le questioni appunto locali, come diceva anche Elisabetta, nel tanto, secondo alcuni, chiede che per compensazione venga determinata a livello centrale un'istanza di rendicontazione pubblica delle scelte locali, nell'ottica appunto della responsabilità, come è già stato detto. E si potrebbe ovviamente continuare a lungo, data la molteplicità di piani, livelli, dimensioni in gioco in questa intricata questione, e data anche la radicalità delle visioni di mondo sotto, e di società, e di essere umano, di uomo e di donna, qualcuno citava la visione antropologica, sottostante a questo dibattito. Quello che a me parrebbe sensato, data la situazione di perenne scontro ideologico, resistenze e difese suscitate appunto da questo dibattito, è porsi il problema da entrambe le parti. Questo l'ho scritto stamattina, prima di sentirti, non ci siamo sentiti telefonicamente. Come trovare ponti fra le due prospettive? È possibile pensare un'opzione del genere? Cioè, io non lo so se è possibile, ma però di fronte a questo scontro perenne, viene voglia di chiederselo. Certamente alcuni punti possono essere ricordati. La presentazione dei dati invasi, per me, io appunto sono pedagogista e psicopedagogista, quindi io vedo inevitabilmente dalla mia prospettiva, deve per me essere in contemporanea messa in connessione con le altre dimensioni in campo, lo stato delle disuguaglianze, l'analisi del contesto, dei contesti plurali, perché non ce n'è solo uno. Quindi è molto importante che nella comunicazione pubblica, secondo me, facciamo un ragionamento appunto sulla comunicazione, su come noi riceviamo, adesso al di là di quello che nelle segrete stanze o nei luoghi degli addetti ai lavori ci si dice,
È molto importante che nella comunicazione pubblica non si continuino a mandare messaggi che vanno in direzioni diverse. Da un lato c'è una fotografia a sé stante, adesso io dico dati in base, potrebbero essere anche altri programmi internazionali, che genera però ansia, conflitto, preoccupazione. Ieri sera, pensando di venire qua oggi, avevo mia nipotina, continuo a chiamare nipotina, anche questo, c'ha 23 anni, a cena, e gli ho detto: ma tu gli hai fatti i test invalsi? Zia, non me ne parlare, li odio, non me li per... Ma perché, cosa è successo? Allora, no, perché non si capiva, arrivavano così di punto in bianco. Insomma, li avrà fatti anni fa, ovviamente, avendo 23 anni, però c'aveva ancora dentro questa paura, questa angoscia. E dico: ma i tuoi insegnanti poi cosa hanno fatto? Hanno fatto cosa? No, zia, assolutamente niente. Guarda, arrivavano, non sapevano che pesci pigliare, poi basta, era tutto finito. E dice: poi io non ho più detto niente così. E lei ha continuato dicendo: sai, ma come seguendo un suo filo di pensiero, ha detto: ma sai, zia, che invece cos'è che per me è stato molto utile? E la mia insegnante di arte al liceo, lei ha fatto il liceo artistico, ci dava, quando dovevamo fare le prove, un fogliettino sotto il foglio dove c'erano scritti i criteri in base a cui mi avrebbe valutata. Quindi, prima adesso non me lo ricordo, ma poteva essere la struttura, la sintassi, il lessico. Sai, zia, quello per me è stato veramente un grandissimo aiuto. Io sono riuscita a migliorare perché capivo. Quindi, cioè, adesso io non so chi è più esperto, saprà anche utilizzarlo meglio di me queste, però secondo me è molto interessante queste cose che mi ha detto lei, così anche spontaneamente, anche un po' ingenuamente, rispetto alla paura che genera, all'ansia, alla preoccupazione che c'è. Quindi secondo me, cioè anche diciamo a livello di psicologia sociale, insomma, se c'è questa paura bisogna prenderla in mano, non continuare a sovraccaricare imponendo, perché sennò secondo me si genera un'ulteriore paura. Come fare? Adesso non lo so, non sono io, però rilevo questi aspetti. Da tutto, quindi da un lato c'è questa, questa fotografia nella comunicazione pubblica, anche tu, cioè, emergenza, angoscia, uno vede così l'Italia messa così, chiaro che gli viene la preoccupazione di questa fotografia un po' statica. E quindi dall'altra parte ci sono le fotografie della dispersione scolastica, dei disagi dei territori, quindi e poi tutti gli altri rilevazioni che arrivano. Come, cioè, il punto secondo me è che bisogna tenere insieme queste fotografie, possibilmente oltre una visione, una comunicazione che a chi non è esperto appare un po' statica, cioè quelli che li sentono al telegiornale, grandi convegni, e verso una dimensione più di processo, cioè processuale, che contempla appunto tutte le altre dimensioni di complessità che abbiamo sentito anche oggi. Adesso ho trovato anche questo articolo bellissimo, non riesco a capire di che anno è, perché non lo dice, ma insomma sicuramente qualche anno fa, anche perché è morto, ma di Giancarlo Cerini, che tutti conoscete, su questi temi qua, su educazione e scuola, la valutazione tra autonomia delle scuole standard nazionali. E tra le altre chicche dice: la qualità dello standard. Quando si parla di standard è importante che ci si riferisca non solo ai risultati degli alunni in termini di apprendimento, prestazioni, competenze. Occorre allargare la visuale anche al contesto dell'apprendimento, cioè alle caratteristiche dell'ambiente educativo, alla qualità dei processi di insegnamento, alle dinamiche dell'apprendimento, partendo dal presupposto che l'apprendimento è situato, interattivo, costruttivo e strategico, e che quindi la sua qualità dipende anche dalle condizioni dell'ambiente in cui si esplica e si sviluppa. Se non isoliamo l'apprendimento dal contesto in cui avviene, dovremmo impegnarci anche nella valutazione dell'offerta formativa, della qualità della proposta didattica, dell'organizzazione della scuola. È molto importante costruire e condividere il significato degli strumenti statistici piuttosto che semplicemente applicarli attribuendo un punteggio, subendo una misurazione o un'osservazione dall'esterno. Nell'ottica della valutazione come monitoraggio
e quindi valutare come un'azione non tanto di carattere certificativo ma regolativo all'interno di affidabilità verso invece l'esterno. Quindi andando, sono proprio verso la fine, il tema, dicevamo, delle domande che stanno in mezzo a potersi parlare intorno a un tavolo, tra le tante possibili, anche questo, la tecnica non è neutra e neutrale, e quindi il punto è anche, come diceva appunto mia nipote ieri, cosa farsene prima, durante e dopo di questi test e soprattutto dei risultati. Quale formazione degli insegnanti? Non si può che concordare con Elisabetta e con il collega, perché è chiaro che è tutto legato. E quindi, insomma, è importante, a mio parere, tenere presente l'enorme complessità in gioco nei processi di educazione e di istruzione e di apprendimento. Per esempio Biesto, ho letto in questo articolo, parla di learnification, cioè, dicendo che secondo lui occorre distinguere il teaching e il learning, non tenerli più insieme, perché saremmo dentro come a un obbligo a imparare a tutti i costi quando si insegna. Un libro tradotto quest'anno, molto sfidante, diciamo, però molto, molto bello. E, certo, adesso diciamo alcune questioni, ecco, no, vabbè, volevo anche aggiungere, certamente c'è il peso delle biografie, delle emozioni, dei bisogni, delle diverse età, questioni legate alla relazione educativa, insomma, nella valutazione sono in gioco tantissimo le aspettative, i filtri personali, l'effetto Pigmalione che fa crescere, come già diceva, chi ha già su di sé delle aspettative positive. Quindi, insomma, chi ha avuto esperienze in passato di un certo tipo tende a riproporle, chi è stato valutato in un certo modo, diceva il mio maestro Riccardo Massa, poi facendo un chiasmo, cioè incrociando presente e passato, tende a riproporre un po' trasferalmente, diciamo, le esperienze che ha imparato, quindi valuta un po' così come è stato valutato. Quindi sicuramente, diciamo, alcune delle misure che sono state proposte col PNR rispetto alla scuola, che sia il PNR orientamento, che adesso sentiremo prossimo webinar, che appunto Bergamo propone fra qualche giorno, anche lato istruzione, qui c'è Laura che con me lo sta facendo, ma sicuramente lato università, sicuramente anche quell'istruzione, ma anche quello sul piano dispersione con le scuole individuate, anche un po', e ci sono tantissime cose nuove, interessanti, non so se verranno applicate, non so come, non so la qualità, però dal mio punto di vista sono interessanti, perché è comunque un modo, cioè, per intervenire sui contesti, per supportare appunto attraverso un mentorship, forme di accompagnamento, consulenze, equip al bisogno centrali e nell'USR, insomma, sono dei progetti articolati, fatti evidentemente anche da persone appunto che se ne intendono, che io trovo molto apprezzabile, che vanno un pochino incontro a questo scarto tra fotografia statica, ti butto lì i dati così uno muore, e poi invece, cioè, come intervenire per farsene qualcosa davvero di questi dati importantissimi. Vediamo se si riuscirà, insomma, a farli per il bene di tutti. Ecco, grazie. Luisa Rivolzi. Grazie. Ultimo intervento prima della replica di Roberto. Sì, in realtà farò l'intervento perché Giorgio insiste, quindi poi l'ho anche preparato, quindi lo farò. Però potrei anche chiudere dicendo in un minuto e mezzo che la cosa che collega la vita reale
ai dati degli invalsi è che i nostri ragazzi e probabilmente i nostri insegnanti devono capire che la dimensione della valutazione non è una dimensione che si esaurisce nella scuola. E noi possiamo anche fare di tutto per evitare che quell'8% di sfigatoni sappiano che non sono preparati a far fronte all'esigenza della vita quotidiana, ma sarà la vita quotidiana a farglielo presente. E quindi io ritengo che sia una responsabilità precisa e ineludibile della scuola di utilizzare la valutazione, è stato detto, per aiutare i ragazzi a fronte alle sfide. Poi ciascuno lo farà al livello a cui è in grado di farlo. Innanzitutto questo livello non è un livello subito, ma dovrebbe essere un livello attivo. Le responsabilità da questo punto di vista della scuola e della pedagogia sono importantissime. Ho passato molta parte del mio tempo negli ultimi anni a tradurre questo libro di Bernstein, il quale dice che non si può dimenticare nella questione della trasmissione della conoscenza interna alla società la dimensione del potere, perché i ritmi di apprendimento, le cose da imparare e che cos'è un testo corretto, cioè una produzione valutata positivamente, non li fissa il ragazzo, raramente le fissa l'insegnante, le fissa quello che lui chiama la ricontestualizzazione pedagogica. Quindi il discorso del potere non lo affrontiamo, è un discorso che non c'entra se vogliamo, ma è al fondo di tutto quello che ci stiamo dicendo, forse spiega anche il discorso sulla contrapposizione ideologica che facevi tu prima. Comunque, avendo io preparato le slide che non preparo mai, le farò, non ripeto proprio tutto quello che è stato detto dai colleghi perché ho adottato un'ottica che è quella della mia competenze che mi rendo conto col passare degli anni che sono sempre meno esaustive ed esaurienti, che è quella del sistema. Naturalmente ho fatto istantaneamente un errore nella prima riga, no, quasi, scusate. Ovviamente il primo puntino sono due per innescare il miglioramento a capo per fornire elementi ai decisori politici, come sempre. Ma non so come fare. Indietro. No, adesso come faccio a evidenziarla questa? Ecco. Perché valutare? Per innescare il miglioramento, per fornire elementi ai decisori politici, per sostenere la responsabilità delle istituzioni, perché se un'istituzione deve rendere conto di quello che fa, deve anche sapere che qualcuno gli dica quello che hai fatto, va bene, va male, oppure meglio ancora, va bene per questi motivi, va male per questi motivi, o addirittura al limite va male perché la nostra concezione di scuola è diversa dalla tua. Queste cose devono essere esplicite. Per consentire un controllo dei processi e dei risultati, il che è evidentemente legato al fatto che il processo formativo e i risultati della formazione non possono essere casuali, e tra l'altro io figuriamoci se non sono d'accordo sul fatto che le buone scuole sono quelle che fanno migliorare i loro studenti. Andate a chiedere ai genitori e i genitori vogliono che la loro scuola produca dei ragazzini che hanno dei voti alti, non che produca un miglioramento. Non è scontato, cioè scontato per noi, ma non è scontato per chi vive nella scuola. E poi a livello di sistema per supportare le decisioni. Ora, il compito è difficile e molti dicono, io poi sono nel nucleo di valutazione di 2 o 3 accademie, provate voi a valutare gli artisti, l'arte non è valutabile, no? Per definizione. Allora, Schön dice che l'insegnamento è vicino all'artistry, quindi probabilmente gli insegnanti hanno recuperato questa definizione artistica e non vogliono essere valutati. Non lo so, magari no. Tiziana, che è più competente di me, li che ridà. Allora, cos'è che il problema? Il problema è che difficile non vuol dire impossibile, e che difficile è invece una sfida per i valutatori. Se un compito è difficile,
cosa che va fatta capire agli insegnanti e anche ai ragazzi. Cioè, se i ragazzi vedono un senso nelle cose, gli puoi dare la bibliografia in tedesco e vanno a leggersela, sto scherzando, ma fino a un certo punto. Il problema è che se non gli dici che il compito che hanno davanti ha una qualche utilità, anche se è una cretinata pazzesca, non gli interessa, non sono motivati a farli. E quindi questo è, allora, da dove partire? Da dove partire, l'ha detto Roberto Ricci benissimo, non è sufficiente una fotografia quel giorno, ma è necessario disporre di informazioni nel tempo, trasversali. Io ricordo l'esempio più palese per qualcuno dei colleghi un po' avanti negli anni, come Roberto, che hanno lavorato in Lombardia. Una trentina d'anni fa la Regione Lombardia fece un lavoro mostruoso di analisi di tutte le variabili della scuola lombarda, che non ha mai più ripetuto. Per cui in realtà, che cosa? Noi possiamo dire che nel maggio del 1900, mi ricordo che anno fosse, poniamo 91, la situazione della scuola lombarda era quella, ma non siamo in grado di dire cosa è successo dopo, perché nessuna. Altro. Quindi i dati, la trasversalità dei dati, e questo vale anche per i ragazzi, cioè non è che li valuti quando gli dai la pagella alla fine del primo o del secondo quadrimestre, deve essere un dialogo costante, ma deve essere anche dal punto di vista del sistema una osservazione continua. Secondo punto è che le informazioni devono riguardare tutte le componenti del sistema, le caratteristiche personali di contesto degli studenti. È chiaro il discorso che tutti quelli di noi che sono stati, se non insegnanti, almeno studenti, sanno che esattamente lo stesso tema nella scuola media del Gallaratese probabilmente riceve un 8 e una scuola media che sono andata io in via Spiga avrebbe avuto magari un 6 stentato, perché il problema dello standard non è solo il benchmark, cioè il punto di riferimento comune per tutti, ma è inevitabilmente una soglia che viene nella stessa scuola. Anche nella stessa scuola, certamente anche nella stessa scuola. Le caratteristiche strutturali dell'istituzione, le risorse umane e finanziarie, e su questo non mi dilungo, e anche il tipo di obiettivi e programmi. Per esempio il discorso sul fatto che ci siano delle scuole, io mi occupo molto di scuola paritaria, ma non è necessariamente le scuole che hanno un progetto educativo forte, quindi anche le montessoriane o anche le scuole steineriane, eccetera, oltre che le scuole denominational, non mi piace la parola confessionali, hanno. Saperlo è importante perché la conoscenza del progetto e della sua forza cogente che può essere scelta, intendiamoci, non è che siamo costretti con la forza, come quando vogliamo bene una persona cerchiamo di fare qualcosa che gli fa piacere, non è che questi ci obbligano, no? Grazie. I dati più interessanti riguardano la scuola. Perché? Perché il modello didattico e le caratteristiche degli insegnanti sono determinanti, sono l'elemento centrale per il successo degli studenti. Allora, non è che noi vogliamo valutare per scoprire i buoni e i cattivi, noi vogliamo valutare per capire se è possibile che tutti raggiungano il successo, che non vuol dire che tutti fanno il liceo classico, ma che vuol dire che se uno vuol fare. Io mi ricordo il figlio dei miei amici, che era una famiglia che si disperava, sono strappati i capelli per tempo, perché dopo aver ripetuto 2 anni con lezioni, eccetera, ha avuto il coraggio di dire: a me non me ne frega assolutamente niente di andare a scuola, voglio fare il falegname. Questi si volevano suicidare, madre avvocato, padre non so cosa facesse, comunque finalmente l'hanno iscritto a un CFP, dove lui ha potuto finalmente fare il falegname, è diventato un bravissimo lavoratore col legno, è tornato a scuola, ha avuto la maturità, è diventato architetto, ma è stata una scelta, non so come dire, costruita su un successo e non su un fallimento.
Il problema è che oggi non si dice la scuola è buona o cattiva perché c'è una componente etica, chiamiamola, viene chiamata una scuola performante, intendiamoci, va benissimo, usate la parola che volete, no? Scuola che funziona. Il problema è che la scuola autonoma controlla il modello didattico, cioè i tempi, i contenuti, il modello organizzativo. Controlla o potrebbe controllare, magari non lo fa perché la vischiosità della tradizione è forte, ma può farlo. Però non controlla le risorse, le controlla in minima parte, non controlla i docenti, non controlla i finanziamenti e le altre risorse le controlla poco, perché se è una scuola che deve fare l'alternanza in provincia di Brescia, è chiaro che poi può avere 3.000 piccole imprese che gli fanno fare l'alternanza, però a Polizzi Generosa probabilmente non ce ne sono e quindi dovrà inventarsi delle altre cose. Allora è fondamentale che ogni scuola rifletta su se stessa. Il cuore del sistema è l'autovalutazione, cioè la capacità della scuola di creare pensiero su se stessa, della singola scuola e della scuola come sistema. Ma questo è un altro discorso. Però il problema è che autovalutazione viene confusa con autoreferenzialità. Autovalutazione vuol dire che io ho fatto delle scelte e le difendo, che è la negazione della scientificità per il ricercatore e la negazione del buon senso per uno che va a guardare la scuola fuori. Però nel momento in cui lo Stato ti dice che le scuole sono tutte uguali tra di loro e tu ti accorgi che non è vero, perché è plateale che non è vero, a questo punto sei messo male. Come fai a criticare la scuola? Me l'hanno detto loro che tutte le scuole sono uguali, vanno tutte bene uguali. Se l'Invalsi ti dice guarda che te sei una scuola debole, io non voglio che questa cosa venga resa nota, perché piuttosto che essere aiutata, perché poi, oh madonna, i genitori, mi piace molto l'idea che non ci sia stato, non ci sia, no, te l'ha detto tu, che dalla scuola di cui ti sei occupata la gente non è più scappata, no, white flight, vabbè. Il discorso è che il più delle volte questo non è così facile, per cui la scuola che ha paura di perdere insegnanti, di perdere studenti perché perde insegnanti, eccetera, è in una posizione di fronte alla valutazione alla coda di paglia e quindi si difende, che è la negazione del valore positivo della valutazione. Io ti chiedo di autovalutarti perché ho intenzione di aiutarti, non so come dire. Poi in realtà che questa intenzione resti fra quelle che lasticano la via dell'inferno, io non lo so, però dal punto di vista della teoria la cosa che dovrebbe essere detta è: io ti valuto perché ho intenzione di aiutarti. Se sei già bravo, ti premio. Se non sei ancora bravo, cerco di farti diventare bravo. Le due cose non si escludono, perché uno che fa bene è come quando c'è un insegnante bravissimo che manda avanti la scuola, e questa è un'esperienza, ahimè, comunissima, i suoi colleghi lo detestano perché gli studenti gli vanno dietro, dicono questo sì che è bravo. Ecco, quello lì ci fa fare delle figuracce. Quindi l'autovalutazione richiede un metodo rigoroso, una procedura standardizzata, il possesso di strumenti, eccetera, eccetera, la partecipazione e soprattutto la disponibilità a rimettersi in gioco. Perché pensare a una valutazione di sistema? Invalsi fa la stessa valutazione del sistema, in realtà solo fino a un certo punto, perché gli è stata più volte sottratta e resa, non so se tu eri già lì, ogni volta che usciva un normativo, un decreto, gli Invalsi, uno andava a guardare e vedeva cosa gli avevano tolto e cosa gli avevano aggiunto. Comunque non basta la valutazione delle scuole, perché nel sistema scolastico tutti gli aspetti sono coordinati e si capisce quello che succede solo cogliendo i nessi. Sarebbe come dire: oh, il mio bambino poverino è un po' debole, va male, gli rinforziamo il braccio sinistro, tutto il resto niente, però non ha un gran senso. Secondo, ogni mutamento ne innesca altri, è un discorso di sistema, cioè il sistema è una formazione sociale in cui tutti gli elementi sono collegati e quello che succede a uno modifica anche gli altri. L'altro, l'aspetto qualificante, lo hai detto tu prima, è quello della relazione, e quindi non si può mai isolare un singolo elemento.
un sistema migliora se migliorano le sue componenti e viceversa, anche se può esserci una scuola cattiva con buoni insegnanti, ma non ci sarà mai una scuola buona con insegnanti cattivi, dovrà lottare per mantenere la sua qualità. E l'obiettivo è, lo diceva Lombardi, uno dei miei primi ministri nel Giurassico, che l'obiettivo non è abolire l'eccellenza, ma è la qualità di massa, che non è l'eccellenza di massa, perché per etimologicamente l'eccellenza non può essere di tutti. Però se l'eccellenza è la punta di un iceberg, mi va benissimo. Se l'eccellenza è un atollo che naviga nel vuoto, mi va meno bene, perché sotto non c'è niente. Allora non posso guardare. La nostra scuola ha sempre avuto delle eccellenze, anche la nostra università. Il problema, appunto, diceva da bravo imprenditore Lombardi, è la quantità di massa. Infine, sono ancora due slide, il problema della valutazione esterna. Perché gli invalsi sono ormai diventati una cosa cattiva, malvagia, probabilmente hanno lunghe zanne, fra un po' faranno un videogioco con gli invalsi che vanno abbattuti per guadagnare punti. Ci sono forti resistenze alla valutazione esterna, tuttora minori di un tempo, ma ci sono. Di alcuni insegnanti, tutti noi sulle cose che avete scritto sul cheating anni fa erano clamorose, gli insegnanti che aiutavano i ragazzini a rispondere, perché è vero che non prenderanno provvedimenti contro gli insegnanti, ma fosse mai il dubbio, sempre meglio di buttare. E quindi ci sono molte cose che va, anzitutto, prima di tutto bisogna condividere gli obiettivi, perché se la scuola non è d'accordo con gli obiettivi del sistema non andiamo da nessuna parte. E dopo ci sono 100 cose che voi potete mettere per premiare le scuole, per individuare il sostegno per le scuole deboli, per ridistribuire le risorse in base agli obiettivi, eccetera, eccetera, per collegare in merito agli sviluppi di carriera. Tenete presente che tutte o quasi, perfino la Finlandia, le società industriali avanzati hanno un problema forte di attirare all'insegnamento persone qualificate. Un altro prossimo convegno che facciamo possiamo discutere su cosa è successo nel mondo. E infine il discorso finale è quello che ciascuno può aggiungere obiettivi, togliere, ponderare il peso reciproco, cioè io Stato chiedo a te invalsi, ti delego a appurare alcune cose, però tu scuola, il Volta piuttosto che la scuola media del Gallaratese, aggiungi o togli no, perché dal minimo non puoi togliere, aggiungi se vuoi altre cose, cioè mi dici delle cose che ti ho chiesto io e poi vuoi sapere delle cose tu, ma bravissimo, per carità, me le puoi anche dire, però non te le sto chiedendo. Il problema fondamentale è ricordare che la valutazione è un sistema complesso di cui la valutazione degli insegnanti, su cui sono caduti alcuni governi, è parte fondamentale. Vorrei chiudere con una citazione di un economista, non di un sociologo, che è Wersmann, che ha lavorato moltissimo su questo, ha perfino fatto le stime di quanto migliora o peggiora il rendimento dei ragazzi rispetto alla collocazione di merito, questa volta degli insegnanti, nei decili. Per cui dice che sostituendo un insegnante scadente con un insegnante non solo eccellente ma buono e perfino medio, il guadagno degli studenti può essere quantificato fino sull'arco dei 5 anni, fino a un anno e mezzo in più di scuola, che non è male. Adesso non so, magari ha fatto le vaccate tremende, non sono andato a guardare come ha fatto per ottenere questo risultato, però lui è uno bravo, immagino che avrà avuto le buone ragioni, potete andarci a guardare voi. E Wersmann scrive: la ricerca ha evidenziato che la qualità degli insegnanti è importantissima per la riuscita degli studenti, ma non si riesce a collegarla con le caratteristiche osservabili degli insegnanti.
Per questo è fondamentale motivare gli insegnanti ad avere prestazioni di eccellenza e attrarre i giovani migliori all'insegnamento per migliorare i risultati degli studenti. Dopodiché, se oltre a cambiare la maturità, subito dopo i cambiamenti della maturità, uno arriva al ministero e dice cosa facciamo? Beh, cambiamo la maturità. L'altra cosa che non sono mai riusciti a mettere in piedi seriamente, auguri per la nuova alta scuola, non ci credo affatto, è il processo di formazione e selezione degli insegnanti. Ho finito. Roberto, per le conclusioni, prego. Difficile trarre delle conclusioni, però alcune brevissime. Vieni qua, ah, che sì. Se no non sei visibile agli attanti. I remoti. E alcune brevissime considerazioni che mi vengono. Questa interessantissima discussione di oggi pomeriggio. Io credo che ci sia un tema di, come posso dire, di responsabilità ed equilibrio. Perché se noi non introduciamo l'elemento della responsabilità e quindi abbiamo tutti, e le scuole hanno delle responsabilità molto forti, sarà difficile uscire dal problema. Ma un'altra cosa vorrei dire. Il cosiddetto valore aggiunto è un dato che è già pubblico, cioè le scuole già ricevono. Però io vorrei richiamare l'attenzione di tutti noi, senza fare nomi, però ci capiamo benissimo. Tutti o molti criticano, come dire, ciò che annualmente vediamo sui giornali, che dicono che la scuola X è meglio della scuola Y, che la scuola Z è peggio della scuola Q e così via. Credo che dobbiamo riflettere però su questa cosa, perché le famiglie, gli studenti, non sono interessati solo al processo, sono fortemente interessate al risultato. Quindi se non ci facciamo questo, non ci poniamo questo interrogativo, questa questione della conciliazione tra l'interesse collettivo e l'interesse individuale, non ne usciamo. E quindi benissimo il discorso del, come posso dire, del processo è importantissimo, però forse banalizzo, anzi sono certo di banalizzare, tutti noi anche attorno a questo tavolo siamo disponibili a ragionare di processo e non di esito fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Allora anche la pedagogia, anche l'economia, anche la statistica che si occupa di scuola si deve affrontare questo tema. Altrimenti, cari colleghi, esiste, come dire, c'è un principio generale. L'acqua prima o poi trova il modo per arrivare a valle. Allora noi possiamo cercare di ostacolare questo processo, o meglio, di cercare di guidarlo nel modo che riteniamo più opportuno, e questo è sicuramente virtuoso, ma semplicemente opponendoci a questo processo stiamo semplicemente ritardando il problema. Prima o poi l'acqua raggiungerà una massa tale da riuscire ad abbattere gli ostacoli che noi mettiamo. Quindi nel momento in cui noi non ci facciamo carico di questo, credo che sarà molto difficile affrontare i temi che abbiamo di cui abbiamo discusso oggi. E dal punto di vista anche tecnico, scientifico, statistico, di ricerca, il valore aggiunto è una cosa estremamente interessante. Devo dire che dopo tanti anni anche di lavoro, di pubblicazioni su questo tema, non sono così, come dire, più tanto sicuro, o quantomeno non credo che sia la soluzione di tutti i problemi. E se noi non conciliamo questo aspetto con la responsabilità che abbiamo nei confronti del singolo e della società di garantire anche dei risultati, difficilmente arriviamo a me. Perché guardate, oggi nelle discussioni che noi abbiamo fatto, se ci pensate, abbiamo persino velatamente messo in discussione l'organizzazione della nostra società
che ha come perno la famiglia, perché abbiamo detto se la famiglia è l'origine di tutte le diciamo di tutte le differenze, allora vedete come abbiamo, come si sono temi così profondi, no? E da parlare, di cui discutere. Ecco, io credo che questi siano un pochino i temi, cioè se noi non ci facciamo carico che al momento, a mio modo di vedere, è totalmente al di fuori del nostro radar, nostro dico come società, la voce delle famiglie e degli studenti, credo che non riusciremo a fare un buon servizio per il nostro sistema. E il, come posso dire, i segnali ci sono già tutti. Ci sono già tutti dentro la nostra società. Se noi non li guardiamo, non riusciremo mai a governarli. Basta che noi pensiamo, soprattutto nelle regioni del nord del paese, com'è cambiata la richiesta di scuola paritaria nelle famiglie rispetto a 50 anni fa, non ci rendiamo conto di come è profondamente cambiata la società. Chi ha la mia età o anche, come dire, in precedenza, guardava alla scuola paritaria e in modo totalmente diverso quello che succede oggi, soprattutto nel nord del paese. Se non ci facciamo carico di questo, non riusciremo ad affrontare i problemi, secondo me, di cui oggi abbiamo discusso. E credo anch'io che lo si possa fare solo cercando un tavolo comune di discussione, e sono certo che le intersezioni siano molto di più di quello che ci divide. Ringrazio tutti gli interlocutori, dicendo che vorremmo andare avanti sia come Crisco come fondazione a fare quello che abbiamo fatto oggi, ma è venuto fuori la complessità, non è, o la difficoltà non è un ostacolo come la differenza di idee, se in un processo di confronto che non è solo democratico politicamente, ma è un confronto scientifico, si arriva a continuamente a spostare la barriera elastica dei risultati. Quindi valutazione e merito sono temi che non sono mai raggiunti come risultato scientifico, come ci segna Popper, ma che possono essere perseguiti per migliorarli. E qui non è solamente un tema scientifico, ma è anche un tema fondamentale per lo sviluppo. Quindi io penso che vorrei personalmente, anche con gli interlocutori che intorno, andare avanti questa riflessione. Siamo andati avanti 2 ore e mezza dialogando, e penso che abbiamo fatto anche un esempio rispetto a quello che avviene di solito, di cosa si possa risultare. Quindi c'è questo impegno ad andare avanti, e vorremmo proprio prenderlo, anche perché possiamo dire alla fine, questi non sono due temi come altri, sono due temi cruciali per lo sviluppo. Aggiungo una considerazione da statistico, perché tra i molti interlocutori che c'era un mio carissimo collega Carlo Lauro, uno dei maestri della statistica, dice forse bisognerebbe ricominciare anche da statistici a ragionare su come essere strumenti di questa riflessione, perché Tommaso, che condivide con me questo, ci sono strumenti statistici che riescono a inglobare di più certe riflessioni e altre che invece lo inglobano di meno. Roberto, con cui abbiamo condiviso fin dall'inizio, quando è cominciato, mi ricordo con la valutazione degli invalsi insieme a Inchino e Cipollone, Inchino e Checchi, quando facciamo la prima cosa, si capisce che si può andare avanti, e quindi anche da statistici o statistici economisti forse dovremmo inglobare molte di queste affermazioni, perché un valore aggiunto può essere un valore aggiunto che tiene conto degli aspetti socio-economici o se ne infischia e fa capire come certi risultati sono al netto, all'ordo di certe cose. Quindi anche dal punto di vista disciplinare, te la butto lì Tommaso, forse magari lavorare anche scientificamente per andare avanti su questo potrebbe essere interessante. Comunque, quindi siamo alla metà della puntata di una serie, io non vedo se ne è, quindi la seconda parte sarà ancora più interessante, quindi andiamo avanti. Grazie.